Ciao a tutti, adesso facciamo il quarto video della Genesi. Quindi abbiamo visto le conseguenze del peccato disastroso sull'umanità, su di noi, un peccato che è quanto mai attuale, vero, vero in noi, vero nelle famiglie, vero nella società, vero nel mondo. E la Bibbia di questo lo fa vedere molto chiaro, no? La separazione da Dio, che è amore, produce una separazione dall'uomo, dalla persona che ti sta più vicino. In questo caso era Eva, che l'amore per eccellenza, aveva fatto addirittura un aiuto che gli è simile, una carne della propria carne, ma c'è una persona più intima. Eppure si crea separazione, ognuno si salvi chi può a causa del peccato, perché si deve difendere quell'unica vita che uno ha, non esiste altro, quindi quel poco che c'è te lo devi difendere, tanto più che muori. Quindi l'amore inteso, se togli Dio, amore come annientamento dell'essere, che è qualcosa di tremendo, ti fa cambiare prospettiva a tutte le cose. E quindi vengono cacciati dal paradiso, perché questa separazione ha creato uno stato non più di beatitudine, di pace, di serenità, così come era nei piani di Dio. Vengono cacciati dal paradiso e gli viene detto, e qui nella Bibbia c'è scritto così: ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, né mangi e viva sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada sfolgorante per custodire la via dell'albero della vita. Ecco, qui si apre, c'è una storia ben precisa, vera, autentica dell'umanità, la storia, vi dicevo, personale e cristologica, una storia concreta dove il peccato porta al disastro, però Dio, di fronte a questo peccato dell'uomo, rimane indifferente. Se Dio è amore, il peccato non ferma l'amore, niente può fermare l'amore di Dio. Ecco perché Dio, a fronte del peccato dell'uomo, di questo errore enorme, fa un piano, come dire, un piano ancora più grande, ancora più bello. Già prevede quello che lui farà per amore: dare il suo unico figlio Gesù, che si carica del peccato dell'umanità. Siccome il peccato porta alla morte, come aveva detto Dio nel paradiso, se tu mangi, muori, se tu pecchi, e abbiamo visto, abbiamo detto che cos'è il peccato, muori. E il peccato, questo peccato che fa morire, ha fatto morire Cristo. Cristo, prendendo la carne dell'uomo, si è caricato anche del peccato dell'uomo, lui che non aveva peccato, e questo peccato lo ha ucciso. Cristo è morto. Si è compiuto il fatto che il peccato produce la morte. Cristo è morto. E se Cristo fosse rimasto morto nel sepolcro, non ci sarebbe stata salvezza per noi. Il peccato ha prodotto la morte, noi siamo morti, basta, stop, non c'è più speranza per noi. Ma Cristo è risorto per dire: guarda che questo amore tu non lo vinci, non lo puoi vincere. Questo amore è più forte perfino del tuo peccato. Occorre semplicemente che tu apra il tuo cuore e creda veramente che Dio ti ama. Fatti amare da Dio. Tu che non riesci ad amarti, fatti amare da Dio. Riconosci il suo amore per te. Tu che non riesci a perdonarti, accogli il perdono di Dio e impara a perdonarti. Perché se tu non ti perdoni, non perdoni te stesso, non sei capace neanche di perdonare gli altri. Qualcuno dice: ma io non ho bisogno di perdonare, che ho fatto di male per perdonarmi? Hai tanto da perdonarti, tanto del tuo passato che bussa alla porta
del tuo subconscio, dire, che non accetta, hai gettato delle coltri così, in modo da non vedere. Ma adesso non c'è più bisogno di questo. Se tu credi che Dio ti ama, non hai più bisogno di difenderti da niente, sei amato. Nessuno ti minaccia, sei amato. Credilo, perché quest'amore ti guarisce. Cristo è risorto, guarda, ed è risorto per me e per te. Lui non aveva bisogno di risorgere, perché era Dio, ma l'ha fatto perché ha voluto entrare nel più profondo della nostra realtà. Lì dove noi neanche riusciamo a guardare, è disceso negli inferi, ed è negli inferi della nostra vita. Ed è risorto per trascinarci con Lui. Noi, Cristo è risorto perché tu sei risorto. Sei amato, risorto. Alleluia. Oggi, ora siamo a tempo di Pasqua. Meraviglioso questo. Solo che è una verità di cui bisogna prendere coscienza. Quell'albero della vita custodito dai cherubini, dalla spada sfolgorante, anche qui c'è molto simbolismo, ma non mi affondo in questi particolari stuzzicanti e culturali. E adesso c'era quest'albero della vita che era impossibile prenderne i frutti perché ancora Cristo non era venuto. Quando Gesù è venuto e morto per i nostri peccati, dice San Paolo, ed è risorto per la nostra giustificazione, adesso noi possiamo prendere i frutti dell'albero della vita. Che cos'è questo albero della vita? Gesù è l'albero della vita. Da quest'albero tu attingi tutto, forza, attingi potenza. Quest'albero è come una chiave. Mi impressiona molto che gli egiziani, i faraoni, avevano una specie di Tao, come una chiave che apre la realtà. Una chiave che ti fa vedere il senso di tutte le cose, la croce gloriosa di Cristo. Qualcuno dice che è un segno di tristezza, ma no, è tutto il contrario, è il segno che la tristezza è stata vinta. Qualcuno dice che è segno di sofferenza, ma no, è il segno che la sofferenza è stata vinta. Qualcuno dice che è un segno di morte, vogliono togliere il crocifisso alle scuole, perché poverino, ma guarda, ma che scandalo. Ma guarda che la morte è quel. La croce di Cristo dice che la morte è stata vinta. Guardate che immensa speranza nell'umanità. Ma in una società dove c'è un'ignoranza totale, pur dicendoci cristiani a dire il vero, come conoscenza della nostra fede ce n'è veramente poca. E allora alcuni presidi, dirigenti scolastici, professori vogliono togliere il crocifisso, perché? Perché chissà chi si offende, ma il crocifisso è un segno d'amore. Che tu sei credente o non sei credente, Gesù è un segno d'amore per tutti, nessuno escluso. Se noi custodissimo la nostra identità cristiana, penso che faremo diventare il mondo migliore. Potremmo anche dialogare con gli altri, proponendo la nostra identità che diventa ricchezza anche per gli altri. Ma se ci sono popoli di identità forte che vengono da noi e noi siamo senza identità, questo è veramente grave e molto pericoloso. Però noi confidiamo in Dio. Bene, e questo è da Adamo ed Eva che vengono scacciati dal paradiso terrestre. Nasce Caino e Abele. Quella separazione che il peccato ha creato tra Adamo ed Eva, adesso vedremo che si trasferisce in Caino e Abele, che sono due fratelli. Caino non si sente fratello di Abele, ma invece lo vede come un concorrente, un rivale, perché si vede, se leggiamo la Bibbia, si vede come le offerte di Caino e di Caino non erano gradite a Dio perché era un agricoltore, ci metteva
L'offerta che faceva Dio era una tutta frutta così scadente che doveva buttare perché questo Dio è diventato altro da lui. Con il peccato si percepisce Dio lontano, altro, staccato. Mentre invece Abele no, Abele che sarà poi simbolo di Gesù Cristo, ne parlerà anche San Paolo. Invece Abele dà i frutti, è un pastore, dà i frutti più belli, più belli del suo gregge, dalle bestie più belle. E in Caino questo suscita gelosia. Lui, vi dicevo che il problema è essere il number one. Dice, fra i due fratelli io voglio essere il number one. È così che questo sentimento così negativo lo porterà ad uccidere suo fratello. Questo è il primo omicidio della storia, Caino che uccide Abele. Tuttavia, Caino dice, guarda, non c'è per me, è troppo grande, dice, la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo, io mi troverò a nascondere. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà e mi potrà uccidere perché è troppo grande, dice lui, la mia colpa. Vediamo come reagisce Dio. Dio dice, Caino ha ucciso. Ma nessuno deve uccidere Caino. Infatti c'è un movimento anche nella società che dice nessuno tocchi Caino contro la pena di morte. Proprio ispirandosi a questo passo biblico. E allora Caino, Dio dirà a Caino, guarda, imprimo sulla tua fronte una tau, e nessuno ucciderà Caino, nessuno. Di fronte a questo omicidio, ecco. Quel Dio moralista non esiste, esiste quel Dio che addirittura incide una tau, il tau è il segno della nella fronte, il segno della croce, segno della croce, la tau, nessuno ucciderà Caino. Per lui c'è una speranza. Ora che siamo in tempo di Pasqua c'è l'inno che dice dove il reo e l'innocente. Raggiungono il regno di Dio, cioè noi lo chiamiamo il buon ladrone, no? Che nella Bibbia solo per lui è rivelato, neanche per la Madonna, con questo antico la Madonna in cielo c'è, come, però non è detto nella Bibbia. Invece del buon ladrone è detto, oggi stesso sarà in paradiso, quindi praticamente. Nella Bibbia abbiamo solo la certezza assoluta detta da Dio che il buon ladrone è in paradiso. Di altro non è stato detto, con questo non dico chissà quando, la maggior parte delle creature di Dio sicuramente andrà in paradiso, perché io non credo che l'uomo sia profondamente cattivo. Ingannato sì, ma non cattivo, no. Ecco. Che sì, sono 13 minuti di video. Ok, ci aggiorniamo, ci rivediamo. Ciao, ci vediamo.